Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Piora. Siamo qui pronti a fare il botto. Il botto che cos'è? La costruzione delle fabbriche staccate dalla nostra base principale. In quel momento la nostra economia sbrocca del tutto. Già era sbroccata quando abbiamo cominciato a fare queste costruzioni full modulate, ma mo che cominciamo a farle pure dislocate, possiamo fare veramente le magie. Allora, guardate qua, mi sono piazzato in un punto tattico e in realtà mi sono reso conto che abbiamo avuto molta fortuna. Non ci avevo pensato, però in realtà è venuto proprio perfetto come volevo io. Abbiamo tre spazi liberi, tre siti block liberi. Prima diciamo che c'è sta altra struttura che avevo fatto qua sotto. Perché me ne servono tre? Me ne servono tre perché voglio fare una roba molto simile a quella che ho fatto qua, ok? Ma in realtà leggermente più lunga. C'è un problema. In questo tipo di city block e anche in quello che ho costruito qua, non c'entrano treni lunghi 8. C'entrano solo treni lunghi 4. 4 intendo dire, 4 vagoni di risorse. In realtà ci saranno anche i treni lunghi 8 vagoni di risorse con due locomotive e possiamo decidere tranquillamente se locomotive come metterle. Con tre city block però non abbiamo questo problema. Andiamo a fare intanto la T. Questa è una T a due uscite, ok? Prendo due binari, c'ho un'uscita da due e a destra c'è un altro due binari, ok? Attenzione, qua ci stanno i semafori che non ci dovrebbero stare. Riprendiamo il progetto. T222, tiè, tac. Mi sono già preparato nel single player anche treni da 4. Quindi come vedete qua ci stanno roba che può andare tranquillamente verso qua, binari da 4, 4 con lo scambio tra di loro, insomma, un sacco di roba interessante. Allora, tiè, andiamo qua. Mo io qui ho due city block per permettere un accumulo di treni lunghi 8. Ok? Quindi, intanto, cosa succede quando faremo sta cosa? Faremo che questi due city block non saranno più indipendenti come. Come diciamo abbiamo fatto fin dall'inizio, ma diventeranno un'entità sola. Ok, io credo che questo radar in realtà non sia strettamente necessario. Ricordatevi poi che tra pochissimo tutte queste cose logistiche le togliamo, eh? A un certo punto faremo una conversione e solo la nostra base centrale sarà piena di robot. Il resto sarà tutto fatto in maniera del tutto manuale con gli Spider-Tron, però insomma ancora non siamo a quel punto. Cancelliamo sti due. Allora, la curva la voglio fare proprio dal city block prima. Praticamente appena comincia l'altro city block già c'è la curva. Lo faccio il più vicino possibile, ragazzi, per risparmiare lo spazio al massimo. Voglio fare almeno una struttura iniziale di quello che farò, cioè di quello che mi servirà. Ah, qua ci entreranno pure treni lunghi 40, quindi in realtà sarà praticamente facilmente estendibile. In realtà l'unico rapporto da rispettare è una locomotiva ogni 4 vagoni. Quindi in realtà se poi ne volete fare 3-12 o roba del genere, potete fare come vi pare, proprio palesemente come vi pare. Mo' famo, insomma, fermate molto interessanti. All'inizio sarà una perdita di tempo, diciamo, per il treno andare dritto su sto rettilineo. Però poi quando cambierò il tipo di treno non devo smontare tutta la stazione. Allora, quindi diciamo che questo qua è l'ipotetico scheletro di quello che devo fare. Ok? E che altro voglio fare? Che altro voglio fare? Qui voglio fare la fabbrica dei circuiti verdi dislocata. La fabbrica dei circuiti verdi dislocata seguirà una logica leggermente diversa da questa qua. Perché? Perché semplicemente io posso fare. Che sì, le risorse vengono da sta parte, però poi l'output lo posso far uscire dall'altra parte, quindi praticamente posso semplicemente invertire il percorso di sta roba qua. Oppure no, insomma, dipende come ci pare. Io adesso, sincero, non me va, quindi prendo sta parte qua. La piazzo qua. Ricordatevi che tanto non ci sarà bisogno di sti roboport, quindi intanto mo, questi costruite, fate quello che vi pare. Allora, per fare questo ci voleva solo rame e ferro, ok?
Ok? Rame e ferro vuol dire qua dentro si deve fermare. Da una parte il rame, da una parte il ferro. Però, con sta cosa, voglio far notare una cosa. Così tutti i treni farebbero lo stesso giro. Ok? Sì, l'ho appena costruito, però adesso così tutti i treni farebbero lo stesso giro. Ok? Se io faccio così, che è più o meno quello che ho fatto in quella roba che avevo fatto vedere nelle puntate precedenti. Qui c'è un treno che potrebbe entrare direttamente su sta parte destra, ok? Se entra direttamente su sta parte destra, e qua, può andare qua posso considerare l'output del city block. Quindi diciamo, qui faccio una stazione di caricamento per il ferro, qui una per il rame, e gli input stanno qua. Quello che viene a prendere la roba fa questo giro qua, viene qui, si carica e se ne va, ok? C'è un altro problema, perché i problemi sono sempre in miliardo. Se fai così e quello del circuito verde si sta caricando qua, quello che ha appena scaricato il rame non riesce più a andarsene. Quindi in realtà devi fare la stessa cosa all'opposto qui per farlo andare via. Fammi vedere se è proprio allineato. Ok, sarà così. Ok, in questo modo. Su sto circuito qua andranno quelli dell'input e qua quelli dell'output. Ok? C'è sta pure altra roba che possiamo fare. C'è pure altra roba che possiamo fare. Ricordiamoci che vogliamo fare. Vabbè, io penso che treni lunghi 8 bastino avanzino, però diciamo sta struttura che abbiamo appena fatto potrebbe bastare per una quantità, cioè per un treno lungo penso 12, 16, non so quanto può essere lungo un treno lungo così, ma a un certo punto penso che non manco te convenga fa sto casino. Allora, io qui faccio. Aspetta, stacchiamo un attimo qua perché sennò i treni cominciano a venire mentre il progetto e faccio un casino. Io voglio uno scarico di rame esattamente come è stato fatto qua. Quindi lo prendo qui, non c'è bisogno di riscoprire l'acqua calda ogni volta. Se avete già fatto qualcosa, usate quel progetto, insomma. C'è qualche differenza? Leva un po' questo. Ok, yeah, questo non c'è bisogno. Ok, sì, hanno smontato quello, quindi non c'è nessun problema. Ti fai questo. Perché la corrente non c'è? Vedete che è collegato a troppa roba contemporaneamente. Vabbè, ok. Allora abbiamo la stazione di ricezione del rame. Ok, mo devo fare in modo che risparmio il più spazio possibile in uscita del rame. Però vi ricordo che qua io potrei mettere anche un treno lungo 8, quindi in realtà dovrei considerare molto più spazio rispetto a questo. Quindi mo ci dovrei un attimo pensare. Allora, intanto faccio una cosa un po' più stretta, invece di usare splitter faccio direttamente sto coso qua che dovrebbe essere la stessa cosa in realtà, quindi non capisco perché ho sempre usato quell'altro. E allora, mettiamo caso voglio scaricare 8 robe, 8 linee. Mettiamole intanto, così posso vedere come stanno messe. Allora, raga, questo è il modo più stretto per fare questo oggetto che dobbiamo fare, ok? Io qui vorrei fare un eventuale altri 4 scarichi di roba, quindi basta che qua facessi eventuali altre scatole, insomma, vorrei fare arrivare un treno da 8. Ogni scatola la faccio cascare in questo modo, ma in realtà, visto che ci siamo, potrei pure utilizzare quello schema che c'avevo prima, perché in realtà restringendo solo. Praticamente ristretto una casella, in realtà questo qua pare più professional, quindi ce lo mettiamo e vabbè, ce lo rimetto insomma tra pochissimo. Adesso, dopo sta roba, o prima o dopo, ci devi mettere un bilanciatore 8x8, ok? Però insomma, quello sarà necessario solo quando faremo un treno lungo 8. Ma adesso noi ci serve solo come unità di misura questo. Ok, allora andiamo a rivedere i consumi di questo qua. Questo qua al secondo ci consuma 2,94, 2,64. 2,94 diviso 45 vuol dire 6,5. Praticamente in realtà sì, ci sta di ci vuole un treno lungo 8. Ok, ci sta praticamente dicendo questa cosa. Come risultato,
Noi facciamo 45 per 8, quindi se può dire che anche il risultato sia lungo 8, potremmo già cominciarli a fare lunghi 8, così affrontiamo anche insieme la fase di transizione se impariamo a fare. Vabbè, dai, cominciamo. Cominciamo a farli da subito lunghi 8, scusa, ne stiamo sempre a parlare. Io penso che alla fine siete pure curiosi di vederli sti treni lunghi 8. Allora, tiè, famo così. Qua poi fai i botti. Calcola, poi fai proprio i botti. Tiè. Già sono tutti collegati ai circuiti, queste scatole, ma dobbiamo giusto rifare i conti, cioè il rame va in slot da 100 per 48, cioè il contenuto di una scatola, per 4, cioè ogni vagone del treno, per 8, quindi in tutto 153.000. 600, tiè, un treno porta 100 per 40 per 8, tiè, 32.000, un treno porta 32.000 rame. Qui poi, chissà se c'ho lo spazio, ma in realtà non mi interessa. Prendiamo Rankine Balancer 8x8, andiamo qua, vai a capire se è questa la cosa, sì, perfetto. Ok, ho sbagliato ovviamente a posizionare tutto, due a destra. E poi senti, senza fa che sia impresentabile, che lo devo vedere per forza, facciamo così, tiè. Facciamo tutti i zompi sottoterra. Ok, tiè. Adesso mi serve pure il ferro. Allora, ricordiamoci che sta roba io voglio farla senza rete logistica. Ve spiego perché. Ve spiego perché. Noi vogliamo evitare che il robottino voli per centinaia di chilometri partendo dalla nostra base, ok? C'è sta una cosa che però richiede che venga il robottino. Che cos'è? È la benzina del nostro impianto. Oh, ma qua ci ho più messo, quindi tra pochissimo sarebbero scaricati dei combustibili nucleari treni. Lui. Allora, se finisse la benzina, un robottino partirebbe dalla nostra base e verrebbe qua, ok? L'unica cosa è che io voglio togliere le reti logistiche all'esterno, quindi io voglio trovare un modo di portare la benzina qua senza che ci sia una rete logistica. Allora, in realtà il risultato è che ci deve stare una rete logistica, ma non deve essere la stessa che c'ho nella base. Cioè, se io faccio una rete logistica qui, facciamo, dai, mettiamolo. Ok, adesso qua c'è una mini rete logistica indipendente da quella che c'è nella base. Se io qua faccio una mini stazione in cui porto il combustibile nucleare, i robottini che stanno qua dentro si possono muovere solo nel quadrato rosso praticamente, e quello verde per costruire o riparare, ma quello non è il nostro problema. Quindi potranno prendere da una scatola logistica in cui c'è combustibile nucleare il combustibile, lo potranno portare qua. Il viaggio che faranno sarà solo questo qua, ok? Quindi l'idea sarà di utilizzare tante piccolissime reti logistiche solo per fare sta cosa, ok? Però va bene così. Allora, guarda, adesso noi abbiamo un treno lungo 8 che ci porta rame. Mo' ci serve un altro treno, però. Ci serve un treno lungo 8 che mi porta il ferro. A proposito, togliamo sto semaforo perché se no mi esplodono subito i treni appena si toccano. Tiè, mettiamo nel punto giusto. Questo ci porterà il ferro. Qua ci manca un collegamento elettrico. Questo sarà fabbrica ferro. Dove sta? Tiè. Una volta che arriva, che fa? Una volta che arriva, mi mancano un po' dei componenti, quindi mi metto qua così i robot mi portano alla rete logistica, però pure questo sarà un problema da risolvere, insomma, tra pochissimo. Ah, in realtà no, in realtà ancora ci arrivano, visto che sta nell'area verde. Va benissimo, queste saranno una delle ultime volte in cui sfruttiamo l'area logistica iniziale. Quindi treno 8, da 8 c'entra, treno 8 c'entra, una volta che finiscono entrano qua e se ne vanno, ok? Mentre date qua, arriva quest'altro e vuole caricarsi i circuiti verdi. Quindi, diciamo, andiamo a prendere una stazione di carico.
Dove sta? Aspetta. La stazione dove carico le risorse, tipo questa. Ovviamente questa è da 4, eh. Mo andiamo a capire l'altezza a cui la dobbiamo mettere. Spero sia questa l'altezza. Lo controlliamo subito. Mettiamo qua. Poi questo è mondezza, ok. Voglio altri 4 di questi. Mo sarà sbagliato sicuramente. No, in realtà va benissimo, va benissimo. Ok, tiè. Se in realtà io lo alzo di almeno un altro slot, e con slot intendo lunghezza di un vagone, qui io ci posso mettere la benzina per il futuro treno. O se non puoi batterli, unisci a loro, sposto tutto il resto, di uno, tieni, ecco qua. Allora, qui abbiamo il collegamento. Quindi il treno lungo 8 sarà questo. Lo piazziamo subito. Possiamo farlo o con due locomotive davanti o con una locomotiva in fondo, una davanti e una in fondo, ok? In realtà vedo il motivo per cui non farlo, diciamo, uno e uno, insomma, che alla fine si fanno vedere allo stesso modo. Tiè, facciamo così. Tiè, e poi un'altra locomotiva qua. Oh, attenzione! Se fai così, il treno può andare sia avanti che indietro e fai un casino. Mettila nella stessa direzione in cui ha messo la locomotiva di quest'altro. Perfetto. Quindi, aspetta, fammi mettere qua che c'è la rete logistica. Questo qua sarà il treno. Questo lo chiamiamo... Questa stazione come la chiamiamo? La chiamiamo circuito verde. Questo treno va da circuito verde, carico pieno, a... a qualunque altro posto carico vuoto, ok? Qua non chiedi da nessun ordine perché il treno è uno solo, ok? Il treno è uno solo, quindi l'ordine che hai dato alla prima locomotiva arriva pure a questa. Inoltre, io qua voglio, come vi dicevo, la locomotiva che mi porta la benzina, quindi uno lo metto qui e uno lo metto qui. Come vedete non sta in rete logistica, quindi dice che non può essere alimentato, ma noi adesso la facciamo una rete logistica, come vi dicevo. Lo mettiamo solo in quelle che forniscono la risorsa? Va bene, dai, lo mettiamo solo quello che fornisce la risorsa, quindi anche qui lo dovremo mettere. Ma qua la dobbiamo rifare meno l'attacco, lo faremo in questo modo che prevede treni lunghi 8. Quindi qui faremo così. Tiè. Oddio. Oddio. Magari all'altro verso. Meno male che me ne sono accorto. Ovviamente che poteva starci, se non ci poteva non sta qualcosa in mezzo. Tiè, togliamoli tanto alla fine. Adesso queste sono build a 3 city block, quindi non c'è bisogno di limitarli in mezzo. Tiè. E ti è, questo quindi è ferro, cioè rame e ferro, ok? E invece qui c'avrò la produzione dei circuiti verdi. Allora, mi serviva, come vi dicevo, un altro treno. Voglio fare un'ultima cosa però qua, aspettate, voglio fare un'ultima cosetta qui. Mo, vi prenderà strano sicuramente, visto che prima stavo a dire che sta parte era importante, ma insomma mo la togliamo. Voglio fare un'altra cosa qui, voglio farlo in un altro modo. Mo mi serve il trenino che mi porta la benzina. Ma il trenino che mi porta la benzina mo lo mettiamo da un'altra parte. Vabbè, guarda, in realtà non me ne frega niente. In realtà penso che la benzina la metto a tutti i treni. La metto a tutti i treni. Quindi la faremo così. La faremo così. Tanto che mi costa. Cioè, tre di combustibile nucleare non è che sia sta gran perdita, eh. Oppure qua e qua, ok? Allora, adesso voglio fare un'amministrazione che mi porta il combustibile nucleare. Attenzione però. Voglio far ricordare che noi abbiamo costruito molte delle stazioni che permettono l'attesa a un altro treno qui. Visto che qua saranno treni incazzati neri, vorrei che in questa parte qua ci sia qualche modo per far attendere più di un treno
il momento a più di un treno, il momento per entrare qua, ok? Potrei provare a farne tre a botta, ok? Quindi io potrei fare una roba così. Ecco, magari dal limite del city block ce ne mettiamo un altro. Ricordiamoci che qua c'è quest'altro, quindi non devo sporare da quella parte. Qua c'è uno, qua c'è due, e il terzo non lo metto. Se lo fa più vicino questo. Sarebbe stato meglio non farlo proprio appiccicato al bordo, però in realtà il bordo mi piace perché così ho controllo massimo. Facciamo così. Allora, aspetta, prendiamo sta distanza qua. Facciamo così, tiè. Ok, questa cosa tipo a tridente. Io qua vado dritto fino alla fine del city block. Tranne a sto punto qua che rigiro e torno quando stavo all'entrata normale. Perfetto. Poi quello che mi va al circuito verde sta qua, ma vi ricordo che ne posso mettere miliardo qua. Dei treni qua ne possono aspettare veramente tanti, però sarebbe opportuno anche qui fare un sistema di attesa. Però vabbè, in realtà qua, essendo che c'è sta linea dritta che è tutta dedicata appunto al circuito verde, insomma, qua se ne possono accodare un miliardo. Allora, guarda, qua faccio così. Poi. Aspetta, copiamole che è meglio. Quindi qua. Qua invece no, qua fa schifo. Ok, ovviamente questo incrocio è solo temporaneo, quindi in realtà la gente aspetterà tutta qui. Ok? Quindi io qua faccio dei semafori. Poi qui faccio dei semafori a catena che mi prendono semplicemente sto segnale qua, ok? Stessa cosa. Qui semaforo a catena. Semaforo a catena prima di ogni incrocio. In realtà qua pure ci vuole il semaforo a catena, attenzione, seguiamo le regole fatte bene. Ok, tiè. Ok, quindi qua ci dovrebbe stare un treno lungo 8, vediamolo. Non c'entra, non c'entra, attenzione. Quindi questa roba la dobbiamo spostare più sotto. Attenzione, attenzione a questo tridentone. Meno male che ho controllato. Tiè. Ok, adesso c'entra perché mancava solo un vagone. Allora, mi serve l'altro vagoncino. Mi serve, diciamo, un trenino che mi permetta di accumulare un po' di combustibile. Intanto facciamo l'uscita a questi treni. Ok, facciamo l'uscita a questo treno. Perfetto, c'è tutta sta zona che è vuota, ok? Tutta sta zona vuota posso sfruttarla in qualche modo. Come potrei sfruttarla? Potrei
potrei sfruttarla, ad esempio, come un incrocio che sia dedicato al combustibile, ok? Ma in realtà, se io questo qua, c'ho sto pezzo centrale che in realtà è un po' da rifà, secondo me, fammici ripensare, eh. Allora ragazzi, eccoci qua, dopo circa mezz'ora di duro lavoro, eccoci qua, ho cambiato le stazioni. Allora adesso sono sempre quelle che abbiamo appena visto, ma adesso ognuna c'ha un caricatore da tre treni. Senza questo ovviamente. Allora, questo che vuol dire è che qua tre treni potranno aspettare per ognuno di questi tridenti, diciamo. Anche qua per quelli che ricevono, qua c'è sta qualche piccolo errore insomma da sistemare, cioè ci ho litigato assai. E eccoci qui. La soluzione è questa per il carico e lo scarico. Qui c'è una piccola curva invece che servirà proprio per il trenino del carburante. Facciamo un'altra piccola modifica perché continuo a non fidarmi. Lo farò così e poi facciamo così, tiè. E questo se ne va da qua. Vediamo se qua gli piace. Pare di sì, pare di sì, però insomma. Perfetto, allora che cosa succede qua? Succede che qui io prendo un piccolissimo treno, lo considero lungo 2, ragazzi. Questo qua sarà un treno che porta solo combustibile nucleare. Lo mettiamo qua e ci mettiamo anche un vagoncino. Questo qua sarà un futuro treno, ovviamente adesso ancora non è cioè, funzionante. Ci mettiamo la fabbrica e ci mettiamo la richiesta della barra di combustibile, no, in realtà del combustibile nucleare. Ok, perfetto. Questo qua porterà solo questo. Qua ci posso mettere qualche condizione barbona. Qua in tutto ce ne entrano 40, però io direi che ti faccio così. Te ne blocco un pochetto perché non voglio che sia solo completamente pieno di combustibile nucleare. Voglio che ci sia pure qualche robot logistico, ok? Quindi, quante ne porto? Portiamone. Tiè, 2,50. Allora, adesso questo qua scaricherà qua dentro, no? Dove scarica? Scarica in. Anzi, braccetto a filtro. Cassa gialla, qua c'è il combustibile nucleare, quindi qua mi scarichi solo il combustibile nucleare. Ci metterò un mini circuito che mi legge quanti sono i cosi, i combustibili nucleari ovviamente, ma prima ci mettiamo anche un roboporto. Allora, attenzione a come lo piazzo questo roboporto. Guardate qua. L'area rossa non tocca l'area logistica che c'è prima nella vecchia base, ok? La vecchia base, ricordate che potete immaginarvi come se non c'è più l'area logistica là, ok? Quindi io potrei fare anche così. E l'altra da metto, vorrei farla il più precisa possibile. Guarda, qua c'è proprio sta bella zona che mi chiama. Quindi io direi che faccio così. Non usciamo da arsi di blocco. Dai, facciamo così. No. Questo lo voglio che stia per dritto. Sotto non conta, perché tanto sotto la vado a togliere pure l'area logistica. Ok, invece qua butto dentro al roboporto qualche robottino logistico, ok? Tutto ciò serve a rifornire questa area logistica indipendente dalla nostra base di qualche robottino logistico che ci sposti il carburante, ok? Adesso tutti i treni sono alimentati perché per un momento avevo collegato la vecchia rete con la nuova, però insomma, insomma, andiamo così. Allora, guarda, questo qui adesso voglio leggere quanto combustibile nucleare c'è. Cioè, io qua in ogni scatola ne sto chiedendo 3, quindi basta che leggo quanto ce n'è nella rete logistica. Prendiamo il combinatore 1, 2,
mettiamoci una luce col colore. Allora voglio 20 barre di combustibile nucleare, in realtà leggo pure cosa c'è dentro sta scatola, facciamo prima. E invece qua leggo le statistiche dei robot, i robot logistici, ricordiamoci sempre di metterlo con robot, col simbolo dei robot logistici. Quindi adesso qua c'ho un robot logistico e 4, no vabbè, in realtà togli questo. Ok, perfetto. Quindi qua io le... X che cos'è? Oh. Ah, vabbè, quanti ne sono disponibili? Perfetto. Ma proprio pure togliere, sti cazzi, non lo voglio leggere. Ok, allora adesso sto treno si aprirà soltanto se c'è se non sono rispettate queste condizioni, ok? Quindi, se questo è minore di 20, esce L. Se invece i robot logistici sono minori dei 50, esce L. Ok, qui lo connettiamo alla rete logistica, o forse no, forse non è buono così, è meglio farlo con questo qua. Questo è abilitato soltanto se ci stanno meno dei 50 robot, ok? Quindi io dentro la sta rete logistica mi aspetto di trovarci 50 robot. Sta uscendo L in ogni caso, quindi io qua faccio così, faccio così, faccio così e faccio così. Tiè, mi dice che fanno venire due treni, ma tanto esisterà solo un treno per combustibile nucleare. Quindi o quando finiscono per qualche motivo ignoto i robot costruttori, ma in realtà ragazzi, mo che ci penso, sta cosa non accadrà mai, perché la prima volta che viene quello scarica subito 50 robot costruttori, quindi non c'è manco bisogno di farla sta lettura qua di quanti robot costruttori c'ho. Allora, ogni volta che sto per finire il combustibile, questo treno viene chiamato e ci porta 20 di combustibile nucleare, ok? Quindi togliamo anche questo, collego qua, e collego di qua, e di qua. Tiè, perfetto. Allora, adesso nella prossima puntata, e questa mi sarebbe venuta bella lunga, vi faccio il cambiamento da queste due, facendo l'inversione, da carica 8, un treno da 8, e attiviamo questa fabbrica qua, così vedremo una fabbrica gigantesca in azione per la prima volta. I treni da 8, cacco ragazzi, portano un fottio di risorse. I circuiti verdi stanno accumulati in slot da 200, quindi qua ce ne entrano un fottio. Quindi così smetteremo del tutto di avere problemi con le risorse nella nostra base. Io con questo vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata. A presto!